Giampaolo Medei, come commentare questo 3-0 contro Modena? Ma allora, prima di tutto credo che Modena abbia fatto un'ottima prestazione, va dato merito a loro che hanno giocato una partita di altissimo livello. Noi sicuramente siamo arrivati a questa partita non in buone condizioni per una serie di motivi, ma questo fa parte di una stagione, fa parte del gioco, diciamo, e credo che tutte le squadre abbiano gli stessi problemi. Non dimentichiamo che Modena ha giocato senza due giocatori molto importanti per loro. Quello che è assolutamente negativo, che non mi è piaciuto della mia squadra, è che questa sera siamo mancati di carattere, nel senso che ci siamo trovati in una situazione di difficoltà con alcuni giocatori che sono scesi in campo in condizioni precarie, però la squadra non ha reagito quando la partita da subito si è messa male, e questo non mi è piaciuto. Soprattutto mi aspettavo di più dai giocatori che invece erano in condizioni normali. Questo non deve succedere assolutamente mai più, soprattutto in una partita del genere in casa nostra, con un palazzetto gremito, e quindi non sono assolutamente soddisfatto di questa cosa. Poi perdere ci sta, perché giocavamo contro un avversario forte, ripeto, che ha giocato una buona partita, però noi non siamo riusciti a reagire, siamo mancati di carattere, e questa cosa è sicuramente la nota più negativa della serata. Bella prestazione di Modena, un 3-0 che veramente c'è tutto. Sì, abbiamo giocato una bella pallavolo, eravamo molto motivati e abbiamo fatto le cose giuste, però appena è caduta la prossima palla questo non è più importante, è stato importante per noi, per la classifica, perché abbiamo perso tanti punti per strada. Vincere con una concorrente diretta vuol dire tanto. Però, come già detto, appena è caduto l'ultimo pallone, pensiamo alla prossima partita di sabato. Gennaro Grebennikov, cosa è successo questa sera? Abbiamo perso 3-0, era netto. Penso che Modena ha giocato una partita ottima prima della semifinale di Coppa. Hanno giocato molto bene in decisione, battuta, muro, attacco. Erano perfetti stasera, spero che la settimana prossima non sarà così. Un 3-0 che ci sta tutto, avete giocato alla perfezione in questo primo atto di una partita che si riproporrà tra qualche giorno. Sì, per noi era importante questa partita per la classifica, perché una sconfitta qua praticamente ci lasciava fuori dalla lotta per i primi due posti, no? Abbiamo giocato con un'intensità, con una regolarità molto importante, senza alti e bassi che abbiamo avuto in quest'ultimo mese, e questa secondo me è stata la chiave per una vittoria importante per la classifica.